Ciao a tutti ragazzi, io sono Cappello Rosanero e oggi siamo qua per fare le pagelle di Palermo-Pisa. È stato abbastanza facile fare le pagelle questa volta. Per i voti, ovviamente, mi sono sempre, come sempre, confrontato con i vari siti, le varie persone che hanno proposto le loro pagelle personali e ho dato quello che credevo fosse, come dire, il voto migliore per ogni giocatore. Bando alle chance, blah, bando alle ciance, Dio. Iniziamo con il primo nome, che è quello di Piacelli. Piacelli, portiere, io gli do 6. Allora, io non posso dare una colpa a Piacelli per tutti e tre i gol, soprattutto per il primo e per il terzo. Il secondo è stato un tap-in sfortunato. Vabbè, ha fatto pure un miracolo sul secondo gol. Perché quella era la difficile parata. Però ha avuto la sfortuna che lì, in quel cazzo di momento, c'era il giocatore del Pisa che non mi ricordo nemmeno il nome. Infatti, più un errore difensivo complessivo che un errore di Piacelli. Quindi, nonostante lui abbia preso tre gol, io gli voglio mettere 6 lo stesso. Mi pare che nel mio precedente video avevo fatto una cosa diversa, ovvero nonostante Piacelli non avesse colpe su molti di quei gol, aveva comunque sia subito diverse reti e gli avevo dato un voto basso. Questa volta non voglio farlo perché si trattano di Eurogol. Il primo non so da dove cazzo sia uscito fuori. Il secondo se lo rifà 10.000 volte. Vabbè, tutte e tre in verità. Più il primo e il terzo, volevo dire. Se tu il primo e il terzo gli ricalci altri, dico anche soltanto altre 5 volte, altre 6 volte, non ti ricapitano più. Dai, dai, se la sfiga questa. Poi, Buttaro, 5. Buttaro io lo considero un ragazzo molto bipolare. Allora, non solo perché fa partite, attende partite bellissime, a partite del cazzo, ma anche perché lui è buono in difesa, e grazie a cazzo è difensore, ma coi piedi fa cagare. Non dico che deve attaccare, stare avanti, no, è un terzino basso, arretrato, e deve fare il difensore. Il problema è che coi piedi lui li ha montati al contrario. Non è possibile che o quando ha palla fra i piedi va nel panico, o quando deve calciarla, la manda soltanto, solo Dio sa dove. Cioè, raga, figlio, figlio, aggiustati i piedi. Per favore, lo dico da amico, aggiustati i piedi. Marconi, 5 pure lui, non è da B. Grazie per il salvataggio contro il Padova e bla 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 bla. Ma non può campare la sua intera esistenza su quella cazzo di partita. Grazie per il salvataggio, ma tu non sei da Serie B. È scarso, raga. Marconi non è adatto alla Serie B. Non è per nulla adatto alla Serie B. Infatti si è rivelato scarso. Non voglio dargli colpa sul primo gol, perché lui non è che voleva darla a Luvar un assist. L'aveva fra i piedi, gli è rimbalzato in quel modo. Amen. Una sfiga che può capitare tu a tutti. Può capitare anche a, che ne so, può capitare a De Ligt, può capitare a Tomori, può capitare a Kim, a Koulibaly, può capitare a chiunque. È un tipo di sfiga che può capitare anche ai migliori. Però lui per tutto il resto della partita ha fatto cagare. E non voglio più vederlo. Va bene che abbiamo i posti limitati, praticamente se ne dovrà parlare per il mercato invernale. Ma poi non ne voglio più sapere. Siamo in periodo di mercato, i soldi devono esserci sicuramente, e dobbiamo cambiare difesa. La difesa è tuttora il reparto più debole della nostra squadra. Un secondo. Credo di aver ucciso una zanzara che mi distruggeva l'esistenza. Va bene. Stronzate a parte, poi è entrato Bettella al suo posto, 5 e mezzo. Ci prova più di Marconi e prende un giallo stupido, ragazzi. Io non ce la faccio più veramente. Quest'arbitro io me lo sogno la notte. Allora, Marconi sicuramente è uscito più per il giallo che per la prestazione. Poi tu metti Bettella, fa mezzo fallo, che è più non fallo che fallo, e subisce pure il giallo. Cioè, quanto sarà durato? Quanto sarà rimasto incensurato? 5 minuti? Ma che cazzo vuol dire? Io sto arbitro con sogni la notte. Non voglio più vederlo. Poi, vabbè, ho detto 5 e mezzo Bettella. Dedelciaru, 5.
cioè, scusatemi, 5 e mezzo del Charu. È sicuramente il miglior difensore che abbiamo in questo momento, ed è tutto un dire. Dico per tutti quelli che lo criticano aspramente, lui è il migliore che abbiamo. Raga, rendetevene conto. Molto più sicuro di Marconi in fase difensiva. Poteva fare decisamente di più con il secondo gol, quello del Tapin. Infatti, potevo dargli 6, ma pensandoci bene, in quell'azione era mal posizionato. E quindi io non posso dargli un voto sufficiente, quindi 5 e mezzo. Mateiu, peggiore in campo. Ma ha fatto l'assist per Elia. Non me ne è fatto un cazzo. È un attaccante o un difensore? No, perché in difesa ha fatto peggio di Marconi. È un giocatore scarso. Io ancora non capisco cosa ci veda in lui Corini. Ma ha fatto l'assist. Allora mettiamolo ala. Mettiamolo ala, non difensore. Visto che mi sento sicuro con lui quanto un preservativo bucato. La sicurezza è la stessa. 5, 4 e mezzo. 4 e mezzo, sono abbastanza generoso. Ma il mezzo punto lo do soltanto per l'assist, perché altrimenti era 4. Assolutamente. Ma bro è 6 e mezzo. È successa una cosa abbastanza simpatica, che verso il secondo tempo, stavo dicendo a mio padre, che era accanto a me, perché poi lui ha votato insieme a me, ma quando è entrato Gomez? E mio padre ha detto: "Ma Enrico, erano titolari Bro e Gomez." Come erano titolari? Perché Bro, vi giuro, io lo vedevo ovunque. Bro era lì, Bro era là, Bro era lì, e là che l'aspettava. È stato veramente un centrocampista di quantità, allora, esagerando, N'Golo Kanté. Io adoro questo giocatore e spero che rimanga titolare, almeno finché Saric e Stulac non si dino da svegliata. Però il voto superiore lo do a Gomez. Io ho messo 7. Ma come, fai i complimenti a Bloy e dai un voto superiore a Gomez? Sì, perché pure lui è stato un ottimo centrocampista. Tanto che se io lo confondo con Bro, ok che sembra una cosa un po' razzista perché entrambi sono neri pensandoci bene, però non è così. Vuol dire che anche lui ha fatto un ottimo lavoro di quantità e di riempimento, che correva ovunque come fosse andato. E poi bisogna considerare che il secondo gol parte da lui, quel lancio lunghissimo che poi la dà, mi pare, a Brunori. Brunori la mette in mezzo ad Elia che fa gol. È stato un ottimo giocatore, ottima prestazione per essere la prima da titolare, perché questa era la prima da titolare che aveva Gomez. E guardate, secondo me il centrocampo così, Bro, Gomez, Segre, perché poi adesso c'è Segre, va benissimo così. Anche se Segre, che adesso do il voto, io do 6, è un po' più anonimo, ma perché ovviamente c'erano Bro e Gomez accanto a lui che, diciamo, loro erano una prestazione superiore a lui, quindi ovvio che un po' sfigurava. Ma comunque sia una prestazione da sufficienza, se gliela do tranquillamente. Ora, il reparto d'attacco. Abbiamo Elia. Elia, io gli do un 8 e mezzo, anche se, cioè, è il migliore in campo, 8 e mezzo gli ho dato. Ma è stato un po' strano. Altalenante direi, perché c'è stato il momento, praticamente quasi tutto il primo tempo, in cui lui camminava e diceva: "Ma che cazzo, è già stanco?" Perché ci trovavamo in una certa situazione, come ho detto nell'altro video, in cui eravamo tutti quanti schiacciati verso il basso, che era praticamente un 9-0-1, e Elia che camminava. E io considerate che il primo tempo avevo Elia praticamente di fronte a me. Io sono in tribuna a Monte Pellegrino e lui in quel momento era a destra del campo. Cioè, noi siamo qua, qua c'è il portiere e lui era qui dove c'ero io. Camminava, poi a un certo punto si è svegliato. Ah cazzo, ma io devo attaccare! E fa il gol del momentaneo vantaggio verso lo scadere del primo tempo. Poi nel secondo tempo fa pure quel secondo gol. Va benissimo così. Bellissimo, per l'amor del cielo. E infatti gli do un 8 e mezzo. Nonostante che, ragazzo, non è che ti devi svegliare all'ultimo minuto del primo tempo per capire che devi attaccare. A meno che Corini, a meno che Corini abbia detto qualche cosa. Ma ci penso dopo a Corini. Di Mariano, 8. Di Mariano è stato un bel gol. E finalmente si sblocca. Solita partita di sacrificio, di sudorazione. È un peccato che comunque sia questo ragazzo ha
un incredibile potenziale, ma non capisco se è colpa del gioco, che non c'è, o per qualche sua cosa mentale. Perché ragazzi, lui ha il potenziale per essere un grandissimo esterno. Ha il potenziale per essere uno dei migliori esterni che abbiamo. Di Mariano ha il potenziale per essere uno dei migliori giocatori della Serie B. E ancora non riesce a sbloccarsi completamente, mentalmente. Ed è un peccato, veramente. Però gli do l'8. Brunori gli do 7,5. Bellissimo assist. Assist, per l'amor di Dio. Ma figlio mio, ce la fai a fare un gol? Avevi due, tre occasioni veramente limpide, di cristalline. E tu non ne hai approfittato, tu che non ne hai approfittato. Uno potrebbe dire, è facile in Serie C, ma non c'entra un cazzo la Serie C, è lui che ha sbagliato. Non è che c'erano i difensori che non gli facevano prendere palla, che lo pressavano. È colpa del suo piede. Il suo piede non gli ha, non l'ha indirizzato verso il gol, il pallone, dico. Cioè, è una cosa sua, non c'entra un cazzo la categoria. Quelli sono gol che facevo pure io, e sono scarso. Io sono portiere, infatti, quando gioco a calcetto. Quindi, bellissimo assist, per l'amor del cielo. Ma inizia a fare anche gol, perché se no io mi incazzo. È che Cristo. Ultimo nome, che è quello più importante, che è quello di Corini. Io sono ancora fermo e deciso nel Corini out, perché la squadra ha bisogno di darsi una svegliata e per farlo ha bisogno che cambi completamente il sistema. Si cambi completamente il sistema e che quindi Corini se ne deve andare. Infatti io metto 5 perché io ancora il gioco non lo vedo. Tattiche, prese di posizione, io non le vedo. Mentalità zero. Per la maggior parte del tempo è stato un prendi palla e buttala via. Raga, ad nonostante ci fossero i giocatori ai lati in cui si potesse passare la palla. Non dico di fare una roba costruzione dal basso. Ma dico, siamo a centrocampo, siamo ai lati della nostra tre quarti, zona rimessa laterale. C'hai un giocatore accanto un po' più dietro che fai la passi per evitare di perdere il possesso palla. E certo, no, lui la butta via. Perché? Non c'è bisogno. Io non ho visto più di tre passaggi di fila da parte della nostra squadra. Ragazzi, era qualcosa di orribile. O perdevamo palla o segnavamo. Oddio, quest'ultimo pezzo non mi dispiaceva. Però per la maggior parte del tempo perdevamo palla. Io penso ancora che Corini non sia più adatto alla nostra panchina. E ripeto, come nel video scorso, non so se è questione del fatto che non abbiamo avuto un buon precampionato, in modo tale che la squadra potesse sentire Corini, sentire le sue idee, come gioca lui, come vuole che la squadra giochi. Però, cazzo, siamo già all'ottava partita. E porca puttana! Potrei capire la prima, alla seconda, anche alla terza. Ma siamo all'ottava, non alla partita, che cazzo siamo? Fra un po' finisce il girone dell'andata, cazzo. Vabbè. Io non so che altro dire. Penso che il prossimo video che uscirà sarà su FIFA 23. Non lo so. O sarà un altro bestemmione di partita, dipende come mi gira. Veramente, perché mi sono rotti i coglioni. Niente, ragazzi. Io vi saluto e forza Palermo.